Oggi alle 15 in cattedrale funerali della piccola Ginevra Scotto Lavina, caduta dal balcone mentre era in braccio al nonno. Si rinnova la tradizione del Venerdì Santo, tutto pronto per la processione del Cristo morto, sono già 210 penitenti iscritti. Sport, il presidente del Civitavecchia Calcio Adriano Clemeno e il sindaco Moscherini spiegano i dettagli del loro accordo, tanti gli attacchi a Tidei. E bentrovati dal telegiornale Alto Lazio. Si terranno oggi alle 15 in cattedrale i funerali della piccola Ginevra Scotto Lavina, la bimba di soli 16 mesi scivolata dalle braccia del nonno paterno e caduta dal balcone di casa nella tarda mattinata di martedì. Tutta la città è pronta a stringersi attorno alla mamma Simona, papà Mario, il fratellino, i nonni e tutta la famiglia della bimba distrutta dal dolore. Una tragedia alla quale non si può dare una spiegazione. Il corpicino della piccola Ginevra è stato dissequestrato e riconsegnato finalmente ai suoi cari, subito dopo l'esame esterno disposto dal sostituto procuratore Paolo Calabria ed eseguito questa mattina. Nonostante il tentativo della famiglia di accelerare i tempi, non è stato possibile far svolgere l'esame prima per l'indisponibilità dei medici legali di turno. Si tratta di un atto dovuto, come atto dovuto è anche l'iscrizione nel registro degli indagati del nonno paterno della piccola, Giuseppe. Era lui infatti a tenerla tra le braccia quando, forse per un movimento repentino, la bimba è scivolata cadendo dal secondo piano del palazzo di Via Liguria 9 e finendo nel cortile interno. Intanto si trova ancora ricoverato all'ospedale San Paolo proprio il nonno della piccola Ginevra, Giuseppe. L'uomo non si dà pace ed è colpito da un fortissimo senso di colpa. Si teme anche che possa compiere gesti inconsulti. Cambiamo decisamente argomento, nuovo sequestro di sigarette di contrabbando in porto. La Guardia di Finanza, a seguito di un controllo congiunto con i funzionari dell'ufficio dogane, ha infatti denunciato, una volta sbarcato dal traghetto, un cittadino tunisino trovato in possesso di circa 12 kg di tabacchi lavorati esteri. L'uomo aveva abilmente occultato all'interno della ruota di scorta e di un vano creato artatamente nel cruscotto della propria autovettura 28 stecche di generi di contrabbando. Nonostante l'ingegnosità del sistema di occultamento, il tunisino non è però sfuggito al filtro dei controlli predisposto dalle Fiamme Gialle e dal personale della dogana, che hanno deciso di approfondire la situazione scoprendo il prezioso carico che tentava di introdurre in Italia. L'autovettura è stata sequestrata, così come il carico di tabacchi lavorati, e l'uomo è stato denunciato alla procura per contrabbando. Scadono il 15 aprile i termini per il pagamento della prima semestralità della TIA, tariffa di igiene ambientale, per l'anno 2012. Fin dallo scorso anno, spiegano da HCS, abbiamo attivato la modalità di pagamento mediante MAV bancario. I MAV sono pagamenti tramite avviso e consistono in bollettini prestampati con l'indicazione di nome e cognome di chi deve pagare, dell'importo da versare e della scadenza entro cui farlo. E si rinnova l'appuntamento con la tradizione questa sera a partire dalle 20:30 con la processione del Cristo morto a Civitavecchia, organizzata anche quest'anno dall'Arciconfraternita del Gonfalone. Sono già 210 penitenti iscritti. Sentiamo. È tutto pronto per il tradizionale appuntamento con la processione del Cristo morto, in programma questa sera, Venerdì Santo, ed organizzata dall'Arciconfraternita del Gonfalone. Il corteo religioso partirà alle 20:30 dalla Chiesa della Stella, si continuerà per via Piave, via Trieste, via Stendhal, corso Marconi, piazza Vittorio Emanuele, largo Cavour, largo Plebiscito, corso Centocelle, via Buonarroti, via Novazzi, viale Baccelli, via Strano, via Bernini, corso Centocelle, largo Plebiscito, largo Cavour, piazza Vittorio Emanuele, corso Marconi, via Stendhal, via Trieste, via Piave, piazza Leandra, e poi rientro nella Chiesa della Stella. Per ora sono già 210 i penitenti iscritti, ma altri se ne aggiungeranno stasera. Quasi 800 le persone che sfileranno tra penitenti, figuranti, confratelli delle due confraternite, musicisti delle due bande, portatori, fedeli, sacerdoti, religiosi e volontari.
In occasione del corteo religioso sono state predisposte alcune modifiche alla viabilità, sosta vietata e zona rimozione su Piazza Leandra già da ieri. Sulle vie dove passerà la processione è prevista dalle 13 la zona rimozione e l'interdizione temporanea della circolazione veicolare per il tempo necessario al passaggio del corteo religioso. Dal comandante della Polizia Municipale, Remo Fontana, l'invito a parcheggiare nelle aree di parcheggio di Porta Tarquinia, Bricchetto, Largo Acquaroni e Via Letruria, evitando inoltre di congestionare inutilmente la circolazione stradale. Un giovedì santo all'insegna della tradizione è stato quello vissuto dai civitavecchesi che ieri hanno visitato le varie chiese cittadine dove sono stati allestiti gli altari della Reposizione, in città da sempre impropriamente chiamati sepolcri. Per la prima volta però la chiesa della Stella è rimasta chiusa come deciso dal vescovo, non essendo una parrocchia, scelta che non è piaciuta ai tanti civitavecchiesi. E da mercoledì hanno preso il via le celebrazioni che precedono la Pasqua, i particolari nell'intervista a Monsignor Luigi Marrucci. Se il battesimo ci dona il sacerdozio per essere in Cristo, il sacramento dell'ordine ci dona il sacerdozio per far vivere il sacerdozio battesimale. Quindi i battezzati rappresentano il corpo visibile di Cristo. I vescovi, i preti, i diaconi rappresentano Cristo capo e quindi si ricompone anche visivamente quello che è il Cristo totale. Poi la messa crismale comporta anche la benedizione degli oli e tre sono i tipi di olio. L'olio degli infermi è l'olio che si usa per conferire il sacramento dell'unzione dei malati, degli infermi, che poi diventerà anche estrema unzione quando sarà l'ultima della nostra vita, ma in tanti momenti della nostra esistenza potremmo aver bisogno di questo sacramento di fronte a un grave intervento, un grosso intervento chirurgico, di fronte a una malattia seria, ecco, invocare l'aiuto e la benedizione del Signore. Poi c'è l'olio dei catecumeni, è la prima unzione del rito battesimale, quando vuole rievocare i lottatori che una volta si ungevano di olio prima di affrontare in agone il combattimento. Ecco, ci si unge, siamo unti per lottare contro il male, contro lo spirito del male che purtroppo fa parte dell'esistenza umana. Quindi il terzo olio, il crisma, lo dice la parola stessa, unzione, profumo, è l'olio misto a balsamo con il quale si conferisce poi il battesimo, è la seconda unzione post-battesimale, si conferisce il sacramento della confermazione e soprattutto si conferisce il sacramento dell'ordine, ungendo le mani ai sacerdoti nella ordinazione sacerdotale e ungendo la testa ai vescovi nella ordinazione episcopale. Ecco, tutto questo noi abbiamo rivissuto ieri nella messa crismale, sottolineando come i sacerdoti debbono, insieme ai laici, rivelare il volto bello di Cristo, essere cioè nella nostra società autentici testimoni del Signore. Questo è l'augurio che io ho fatto ai sacerdoti e ai fedeli presenti, ma nello stesso tempo lo estendo a quanti ascolteranno o vedranno questo video e questo audio, augurando loro di essere altrettanto con la loro vita volto visibile di Cristo. Semplicemente donna, questo è il titolo della mostra allestita nei locali della chiesa San Giovanni che è stata curata e promossa dall'associazione storica Civitavecchiese in collaborazione con il comune di Civitavecchia e con l'archivio storico. Sentiamo le interviste di Romina Mosconi. La mostra è tutta improntata sulla figura femminile. Forse poteva essere fatta prima in occasione della festa della donna, però noi abbiamo lavorato indipendentemente dalla data, insomma, perché ci premeva mettere in evidenza quella che era la figura della donna nei primi anni del Novecento a Civitavecchia.
nasce dalla geniale intuizione della Società Storica Civitavecchiese di Enrico Ciancarini e della Claudia Tiselli, che hanno creato su Facebook un sito, l'Osteria della Memoria Civitavecchiese. Lì tutte le famiglie che hanno avuto desiderio di condividere con i cittadini il loro archivio familiare hanno trasferito una quantità di immagini, di foto, che sono state poi prese ed utilizzate da Cristini e da Diottasi per realizzare queste immagini. Queste non sono immagini tratte da internet, sono fotografie che sono state elaborate, pulite, ricollocate poi ed utilizzate per fare questa mostra, che si completa con una serie di oggetti di corredo, di biancheria intima, di materiali anche legati alla storia della donna, al suo vivere quotidiano. Parlare con un'altra donna a parlare di questa mostra, una delle organizzatrici, quindi raccontaci un po' la genesi. Allora, tutto è nato a metà febbraio quando con Enrico Ciancarini abbiamo deciso di aprire un gruppo su Facebook cercando notizie nuove o comunque informazioni storiche sulla città che non trovavamo naturalmente nei libri, quindi ci serviva la memoria storica dei Civitavecchiesi e abbiamo creato l'Osteria della Memoria Civitavecchiese. È stato un fiume di parole, un fiume di informazioni e di notizie che ci hanno portato, oltre a modi di dire, personaggi che avevamo dimenticato, una serie di fotografie di personaggi, di donne, di famiglie, di bambini, di uomini in divisa. E da lì è nata l'idea di seguire il percorso della donna Civitavecchiese lungo gli anni, evidenziando la moda, l'abbigliamento, i gioielli, le pettinature, ecco, i cambiamenti che la città aveva vissuto nel corso degli anni. E abbiamo deciso chiaramente un periodo storico, perché le foto sono diventate quasi 2000 adesso, e abbiamo scelto il cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Il comune di Allumiere, come gli altri siti ancora in ballo, dovrà rimanere col fiato sospeso fino al 12 aprile, prima di sapere se il vertice presieduto dal ministro Corrado Clini opterà per il paese collinare quale sito preferito per la realizzazione della discarica di servizio dopo la chiusura di Malagrotta. Secondo quanto emerso, l'ipotesi più accreditata sarebbe quella di Pian dell'Olmo, vicino Malagrotta, ma istituzioni e comitati cittadini del comprensorio non abbassano la guardia. Il primo dei tavoli convocati dal ministro Corrado Clini con gli attori del sistema rifiuti per darsi una traccia in vista dell'applicazione del piano per Roma, martedì non ha affrontato il tema del sito. Il ministro aveva infatti già spiegato che sarebbe giunto ad una conclusione in questo senso per il 12 aprile. E il Comitato Rifiuti Zero di Fiumicino anche ieri ha manifestato contro il cosiddetto inceneritore del Bambin Gesù da localizzarsi, secondo la Regione Lazio, a Pizzo del Prete, Palidoro. La protesta è stata organizzata in corrispondenza della cerimonia per i 20 anni del Comune di Fiumicino, prevista inoltre una manifestazione che potrà tenersi, dicono dal Comitato, a Torre in Pietra il 14 aprile, qualora il 12, data appunto dell'incontro al Ministero per l'individuazione dei siti, si veda precipitare la situazione di Pizzo del Prete. E andiamo a Santa Marinella. È urgente che la Regione renda note le sue intenzioni riguardo l'utilizzo futuro del castello di Santa Severa e che lo faccia istituendo un tavolo tecnico coinvolgendo la provincia di Roma, il comune di Santa Marinella, gli operatori del museo civico e le associazioni del territorio. Presa di posizione del consigliere della Regione Lazio Filiberto Zaratti, che sulla vicenda ha presentato un'interrogazione urgente alla presidente Polverini e agli assessori al demanio e al bilancio per chiedere di procedere con urgenza all'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Santa Marinella e il Museo Civico per affrontare le problematiche relative all'utilizzo degli spazi. Dopo 7 anni, spiega Zaratti, si stanno concludendo i lavori di restauro del castello, finanziati e progettati dalla Provincia di Roma, che hanno condotto alla realizzazione di un centro congressi con foresteria e lo studio e il restauro di antiche strutture, tra le quali la chiesa paleocristiana di Santa Severa, risalente al V secolo.
Fino ad oggi il castello è stato gestito dal comune di Santa Marinella, ricorda Zaratti, unico ente che ne ha assicurato la valorizzazione. Recentemente 6 operai sono però stati licenziati, creando così uno stato di abbandono e l'impossibilità di svolgere attività didattiche e visite guidate nel castello. Eccezionale pesca al largo del mare di Torre Flavia alla Dispoli. Uno squalo volpe di 2 quintali di peso e di 4 metri di lunghezza è stato trovato impigliato nelle reti di 2 pescatori di Porto Pidocchio, Alessandro Landi e Luigi Saini. La sorpresa proprio ieri mattina al momento del ritiro delle reti. Dopo i primi momenti di sconcerto, i 2 pescatori non si sono persi d'animo e con notevoli sforzi hanno prima adagiato lo squalo in barca e poi lo hanno portato a riva, dove con l'ausilio della gru del rimessaggio è stato esposto ad un gruppo di curiosi sbigottiti. E si conclude domani presso la sala consigliare del comune di Tarquinia la rassegna Intervalli Musicali Ten Music Festival, concerti che uniscono al piacere della musica a quello del tè. Dopo i successi dei primi 3 appuntamenti che si sono tenuti nelle precedenti settimane, l'assessorato al turismo presenta questo ultimo evento dal titolo Corde e Aria, che avrà per protagonisti i maestri Valentina Arias alla chitarra e Andrea Apostoli al flauto traverso. E passiamo alla consueta pagina sportiva. Si è svolta ieri mattina la conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra il presidente del Civitavecchia Calcio Adriano Clemeno e l'attuale sindaco di Civitavecchia Gianni Moscherini. I 2 hanno spiegato il retroscena dell'operazione e attaccato la cordata di Tidei. Sentiamo. Ma io sono il sindaco, lui è il responsabile della squadra di calcio e della società che gestisce il calcio a Civitavecchia. Mi sembra che questo sia un rapporto corretto che è stato ripristinato a seguito degli ultimi avvenimenti, cioè che Tidei abbia presentato come novità del futuro i vecchi che avevano in qualche modo affossato la squadra di calcio nei tempi andati, quando lui era sindaco, e successivamente questa cosa mi ha preoccupato. Il rapporto con Clemeno si è chiarito perché appena è venuto fuori questo tentativo abbiamo ragionato del come salvare Civitavecchia da questi intrusi e ci siamo impegnati, io per quello che mi riguarda e lui per quanto lo riguarda, alla ricerca di nuovi sponsor che non siano quelli del passato e che consentono a lui una corretta gestione della squadra. Lo sta facendo molto bene dal punto di vista della gestione della squadra. Presidente Clemeno, l'accordo con appunto la cordata di Tidei di Paolo Auriemma sembrava già fatto, poi nella giornata di ieri invece questo nuovo accordo con il sindaco Moscherini. Può spiegare ai nostri telespettatori cosa è successo? Gli sponsor non c'erano più, la crisi di lavoro che c'era, era una situazione, diciamo, c'era bisogno di un supporto economico. Ho saputo che c'erano delle riunioni dove io non sono stato invitato, logicamente, perché il gruppo non voleva che io partecipassi a queste riunioni. Il giorno in cui mi sono accorto che questo gruppo non mi dava affidabilità, quando ho visto tutti i nomi, lì in questo gruppo ci sono dei nomi eccezionali, amici miei carissimi, dove sono fratelli per me, però tutto il gruppo non mi convinceva. E allora a quel momento ho detto a Raffaele Minichino: io mi adopero per trovare una soluzione, e ho chiesto un incontro con il sindaco Moscherini, che ho esposto il problema. Io giorno 4 c'è stata indetta un'assemblea, un consiglio direttivo, dove io mi dimetto, logicamente, cedo, sempre se le garanzie che ho chiesto, che era quella famosa via di gestione, mi veniva restituita, e uscivo di scena, perché dalle parole di Raffaele Minichino nel gruppo c'era qualcuno che voleva che io uscivo di scena. Quando poi invece mi sono reso conto che uscire di scena significava che stavano cercando di prendermi la società. Allora, a quel punto, se io trovo la soluzione, non do la società a nessuno. La soluzione l'ho trovata con l'aiuto del sindaco Moscherini ed eccomi qua. Vado avanti da solo, con logicamente il supporto dei sponsor, e mi tengo la soluzione. La corona WBC Silver dei massimi leggeri di pugilato è a casa di Silvio Branco. Ieri alle 18 infatti il campione di Civitavecchia ha ritirato a Roma l'onorificenza dalle mani del responsabile WBC Italia Mauro Betti. Seppur il match con Fragomeni sia finito pari, il presidente Sauli Mann ha voluto fare questo prestigioso omaggio al barbaro.
E continua la bellissima avventura dell'Aureliano Tennis Team nella Serie C maschile del campionato. La squadra del club Civitavecchiese, composta da Carlo Piaggio, Alessio Fiorucci, Andrea Oroni, Flavio Cardoni e Andrea Viola, infatti ha vinto anche il match di domenica scorsa contro i Canottieri Roma e si è assicurata quindi il passaggio ai play-off. Domenica 1 aprile nello stadio della Farnesina a Roma si sono svolti i campionati regionali di atletica leggera della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale. Presenti all'appuntamento con le migliori società del panorama paraolimpico laziale, gli atleti della Viscordis di Civitavecchia che, grazie ai numerosi podi conquistati, si confermano ancora una volta tra i primi del Lazio, consolidando l'ottimo lavoro svolto presso il centro Arcobaleno. Questa era l'ultima notizia. Il telegiornale Alto Lazio torna con una nuova edizione come sempre alle 19.45. Grazie per essere stati con noi e buona Pasqua a tutti.